Centro Orientis per il disagio psichico e funziona da 4 anni con la gestione delle Figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli. E qui siamo Sor Marcella, Sor Gabriella e Sor Maria Luisa, però siamo sostenute e aiutate da una trentina di volontari che ogni giorno si alternano per accompagnare questi ragazzi, che sono 12, nei vari laboratori. Prima facciamo accoglienza e poi ognuno va nel proprio laboratorio e sono accompagnati da questi volontari per realizzare anche qualche cosa di, diciamo, di utile. E poi quest'anno abbiamo voluto dare inizio a questa iniziativa straordinaria del Presepe Vivente. E sia i ragazzi che i volontari e un gruppo di organizzatori in modo particolare che ci ha dato questa mano forte per portare avanti l'iniziativa che grazie a Dio è riuscita benissimo e a soddisfazione di tutti, soprattutto perché ha visto tutta la città di Maglie venire con devozione a visitare questo presepe per rivivere il mistero del Natale in una maniera tutta particolare. L'alone, l'atmosfera che si è creata nel nostro giardino, il giardino dell'istituto, veramente ha dato la possibilità a tutti di godere di questa gioia grande che quest'anno il Signore Gesù ci ha voluto regalare. Ringraziamo anche tutti i partecipanti, ma soprattutto gli organizzatori, la ditta Romeo. Di Romeo e tutti gli altri che sono stati veramente generosi nel eseguire i vari lavori, nel organizzare e nel sostenere e vivere con gioia questa iniziativa. Ci ha visto tutti uniti, ci siamo sentiti veramente affratellati. Con una gioia grande che è partita dal Signore e che ha riempito i nostri cuori di una soddisfazione tutta particolare quest'anno. Assessore, da chi è stata promossa questa iniziativa di organizzare a Maglie il presepe vivente? Questa iniziativa è stata organizzata innanzitutto, voluta innanzitutto dalle suore vincenziane, dalle figlie della carità del centro Stella Orientis di Maglie, che ospita soffrono di lieve disagio psichico. Insieme ai volontari del centro Stella Orientis, il comitato organizzatore, le associazioni presenti sul territorio e la parrocchia Presentazione del Signore di Maglie. È stata fortemente voluta all'inizio, devo dire, è stata un po' incerta, siamo partiti proprio come una sperimentazione quest'anno, questa prima sperimentazione, eravamo incerti del risultato perché il coinvolgimento di tante persone da tenere qui all'aria aperta, al freddo, d'inverno, portare animali in questa struttura, il bue, l'asinello, certamente non sono state imprese facili. E organizzare la scenografia era ancora più difficile e abbiamo avuto proprio per la scenografia il piacere di avere la collaborazione spontanea della ditta Abside di Romeo Sicuro che è stato determinante per la realizzazione di questa grande iniziativa. Per me dico grande, veramente grande iniziativa. E un grazie particolare lo devo rivolgere a tutti coloro che hanno collaborato, ai figuranti che hanno partecipato e a tutte le persone che ci hanno messo tanto amore e tanto entusiasmo e hanno dato veramente alla fine un esito positivo alla manifestazione. Quindi che conclusioni
possiamo dare a questa iniziativa? Certamente conclusioni positive, ottime. Credo che abbiamo registrato in queste quattro serate circa 9.000-10.000 presenze tra cittadinanza magliese e paesi limitrofi. Positiva, tanto da spingerci a continuare su questa strada e l'anno prossimo. Quindi, visti i risultati, è auspicabile una seconda edizione? Certo, visti i risultati è auspicabile e certa, credo, una seconda edizione allargata, migliorata sul territorio con iniziative itineranti in tutto il territorio cittadino. Speriamo, con l'aiuto del Signore, speriamo e con l'aiuto di tutti noi di riuscire sempre al meglio. Ma già quest'anno siamo veramente soddisfatti, è stato veramente un successo. Grazie Assessore. Suor Gabriella è stata l'ispiratrice di questo presepe vivente, lei l'ha voluto fortemente e proprio per la sua volontà è andato avanti questo presepe. Io sono felice che si è realizzato questo progetto. Mattina, mentre guardavo il giardino, ho pensato veramente per realizzare questo presepe vivente, che sarebbe stato soprattutto bello per i ragazzi che io ho al centro Stella Orientis, e per farlo socializzare a loro, i familiari e tutto il popolo di Maglie, perché il presepe vivente ci fa crescere soprattutto dentro di noi uno spirito veramente evangelico, e per questo sono soddisfatta e ringrazio tutti quelli che mi hanno collaborato. Grazie a tutti. Leggiamo il Vangelo di San Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandavano: dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo. All'udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Infatti un capo che pascerà il mio popolo, Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli. Si misero in cammino guidando la stella verso Gesù per adorarlo e per riconoscere in lui il vero re, per riconoscere il figlio di Dio, per riconoscere in lui il risorto, il salvatore dell'umanità. Questa circostanza sia per noi un'occasione per riflettere sulla bellezza il cammino spirituale che tutti siamo invitati a compiere. Gira con me.